Ciao a tutti, sono Nessa, oggi sono qui con un nuovissimo video. Oggi apriremo un intero box delle Santoro London, delle card, e sono super super contenta perché mi piacciono davvero tantissimo. Adoro la Santoro e queste card sono fantastiche. Quindi passeremo tra un attimo a vedere il box. Intanto vi faccio vedere l'album, che è questo qua. Scusate i riflessi, ma non posso farci nulla. Allora, è questo. Sono 108 in tutto, sono della Panini, ovviamente. E qui all'interno c'è una parte della checklist in grande, gigante, e poi ci sono tutti questi spazi per mettere le vostre card. Alla fine c'è questo qua che serve per richiedere le card, sotto c'è un'altra parte della checklist e poi c'è il retro, che è questo qua, carinissimo con il topolino. Allora, questo costa 6,90. Il prezzo è leggermente alto, però fate conto che comunque lo potete usare anche per altre cose, non solo per le card, magari proprio come portafoto semplice. E è molto molto carino, appunto avrete una cosa della Santoro che è davvero carina. E fate conto che questi portacard, diciamo, quelli dei Pokémon, costano 4,90 mi sembra. Quindi insomma sono circa 2 euro in più, una cosa del genere, insomma, quindi non è poi così tanto. E niente, quindi abbiamo l'album in cui poi andremo ad inserire le nostre card, ma alcune le appenderò. Poi c'è questo qua, che è il nostro box. Allora, le card costano 1,50 euro da noi e sono queste in tutto 24 bustine. I doppioni se ne trovano molto molto pochi, ho visto, e questo mi fa davvero piacere. Ora lo vado ad aprire e apriamo insieme tutto, tutto l'intero box. Eccoci qua, andiamo ad aprire. Eccole. Allora, ci sono solo due varianti, o blu o verde, e sono messe in modo alternato. Eccole qua. E niente, quindi qua abbiamo tutte quante che andremo ad aprire immediatamente. La prima la apriamo insieme e poi le altre ve le faccio vedere tutte insieme. Ora lo andiamo a tagliare. All'interno c'è un'altra checklist, come potete vedere, eccola qua. Eccola. Io punto tantissimo ad alcune in particolare, tra cui quelle bionde. Tipo questa ce l'ho già, l'ho trovata un po' di giorni fa. Questa qua, poi mi piace questa, quella con l'unicorno che in questo momento non la vedo. Ah, anche questa mi piace. Eccola, quella con l'unicorno. E questa qua con il riccio. Vediamo, vediamo chi trovo. Allora c'è questa che è fantastica. Alcune sono speciali, tipo questa, sono plastificate e hanno dei dettagli olografici oppure glitterati. Questa pure ce li ha olografici, non so se riuscite a vedere, ma eccola, fantastica. Carina questa, questa ce li ha glitterati, questa la devo regalare a una mia amica perché gli assomiglia tanto. La pirata, bella. Bella bella questa. Carina anche questa, mi piaceva tanto. È tipo Alice. Anche questa ha dettagli glitterati. Con l'orsetto e le carte. Eccoci qua, abbiamo la sirena che è fantastica e va benissimo in coppia con la pirata. Ah, dietro non vi ho fatto vedere, sono fatte in questo modo quelle orizzontali, mentre il retro di quelle verticali è questo. E abbiamo lei, carina, molto carina anche lei. Poi abbiamo lei sul libro. Carina. Carina questa. Che bella, questa pure è glitterata. Bella. Poi abbiamo lei sul coniglio, che pure questa mi piaceva tantissimo, sono contenta di averla trovata. Allora, abbiamo lei che pure ha i dettagli olografici, questa che è fantastica con le foglie. E lo scoiattolo, carina, questa è una di quelle che volevo, con i dettagli glitterati anche questa, che dipinge tipo un arcobaleno. Poi c'è lei, che sta sulla copertina dell'album, questa con le zucche, perfetta per Halloween. Quella tipo cappellaio matto. Abbiamo la Darkettina,
Poi questa carinissima che ho scritto Drink Me, tipo sempre Alice, con l'orologio e il coniglio. La volpe con i dettagli olografici. Quella che volevo, che carina! No, questa è stupenda, la devo appendere subito. È quella con l'unicorno, cioè con il pony più che altro. Arcobaleno. Poi c'è lei, carinissima, con le treccine. Carina anche questa, non l'avevo vista, bella. Allora, ho aperto tutti i pacchetti e li ho divisi per quelle orizzontali e quelle verticali, così non sto a girarle, insomma, tutto il tempo. Allora, iniziamo con queste orizzontali che sono molte meno rispetto alle verticali. Comunque abbiamo lei, questa qua che è carinissima col coniglio. Poi abbiamo questa. Questa pure è carinissima. Questa qua che l'avevamo già trovata, anche questa. Questa sono contenta di averla trovata doppia perché mi piace un sacco. E questa. Poi andiamo con le verticali, che sono molte di più. Questa è mezzo mazzo, poi ce n'è un'altra metà. Allora abbiamo lei. Abbiamo lei. Spero che. Oddio, che carina! Quella con riccio! Quella che volevo mi piace tantissimo. Quasi. Questa qua mi assomiglia un sacco. Carina anche questa. Spero riusciate a vederle bene, ma ora ve le faccio vedere così velocemente. Carina lei! Col pinguino, mio Dio! No, vabbè, queste sono carte spettacolari, non so come dirvelo, ma ve le consiglio assolutamente, sono troppo belle. Bella pure questa. Fa pensare a Taria dei Nightwish in Nemo. Carina con le matriosche. Sono molto originali, molto belle. Carina! Questa ce l'avevo, ma è un'altra delle mie preferite, pure questa mi assomiglia, la appenderò. Con la volpina. Carina, bella, bella anche questa, tipo effetto legno. Sono stupende, cioè non c'è niente da dire, sono fantastiche. Bella anche questa. Questa tipo Biancaneve, mi piaceva tanto, c'ho anche un orecchino così. Carina anche questa. Col cerbiatto, bello. Tipo Harry Potter, mi piace. Bella anche questa. Questa fa pensare a Sweeney Todd, alla scena al mare. Carina, quella tipo una libellula. Questa è, vabbè, era orizzontale, mi è sfuggita. L'ho lasciata qua. Carina. Bella quella con i capelli rosa, mi piace. Carina col gufo. Stupenda anche questa. Bella, carina questa. Sembra tipo la regina dei cuori. Carina. Avevo da piccola avevo un allevamento di lumache. Se non lo sapevate, ora lo sapete. Carina questa. Il bianconiglio. Col favo d'api. Con le margherite. Col fagiano. Carina pure questa. Penso che appunto prendendo un box finiate sicuramente la collezione. Bella anche lei. Che capelli rossi. Ecco qua. L'altra che volevo. Sì, così le ho tutte e tre. Che bello. Mi sono sfuggite due. Eccole. Carina questa, che colori carini. Con gli stessi dell'uccellino. Carina. Quella che fa l'angelo sulla neve. Carina. Questa mi era sfuggita. Con il cavalluccio a dondolo. Da piccola volevo un sacco queste scarpe qua. Carina pure questa, bella. Questa qua ce l'ho. Ce l'ho qui. Eccolo. Ho il Memo Pad. Carinissima. Bella Raperonzolo. Carina. So che dico sempre carina, ma è vero. Stupenda anche questa con le chiavi. Bellina questa con i dolci. Con i libri, belle, molto molto stupende. Questa di nuovo mi piace tanto. Queste pure di nuovo. Però vedete, sono pochi doppi alla fine, giusto, giusto le ultime, un po' a doppione. Questa sembra sempre Raperonzolo. Queste qua pure le abbiamo già viste. Sì, giusto gli ultimi pacchetti si ripetono un po' come i primi, però per il resto. Anche perché penso le avremmo terminate, le avrò trovate tutte, suppongo.
quindi per forza qualche doppio ci sarà. Eccolo qua. E questa è l'ultima. Abbiamo terminato. Guardate quante sono. Eccole qua. Tutte quelle che potete trovare nel box. La scatola ovviamente me la terrò perché è troppo bella, ci metterò le mie creazioni fantastiche e poi le vado ad inserire qui nell'album. Ditemi quali sono quelle che vi sono piaciute di più e se le avete prese o le prenderete, ma sono davvero stupende. E affrettatevi perché vanno a ruba nelle edicole, quindi insomma, sono davvero stupende. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi mando un bacione e un salutone, vi ricordo di partecipare ai miei giveaway e ditemi nei commenti se volete che io metta alcuni di questi qua che ho trovato doppi nel giveaway. Fatemelo sapere qua nei commenti se vi possono piacere e ve le metto. E niente, vi mando un bacione e un salutone, iscrivetevi che mi fa sempre tanto piacere e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!